oggi noi abbiamo un'arma in più. E l'ultima arma disponibile risale al 2001, quando uscirono gli acidi inibitori, gli antagonisti recettoriali, quindi erano farmaci antiproteinurici e poi sono stati indicati da tutte le linee guida come principali farmaci da utilizzare nel paziente diabetico proteinurico. E il Credence ha questo grosso plusvalore, che ha trattato, sono stati testati, questo farmaco, il canagliflozin, è stato testato in pazienti che già erano sotto il trattamento migliore nefroprotettivo, cioè acidi inibitori o antagonisti recettoriali. In più il Credence dimostra che c'è un'efficacia senza grossi effetti collaterali, perché addirittura abbiamo meno effetti collaterali nel gruppo trattato, nel braccio trattato con il canagliflozin rispetto al gruppo trattato con il placebo. Quindi per noi nefrologi, ma anche per i diabetologi, gli internisti, è un successo inestimabile.